Ciao ragazzi, allora faccio del giorno perché praticamente io adoro queste foto che ci sono, sì, vabbè, il mascara, su Facebook soprattutto, che sono tipo i trucchi step per step e grazie anche alla segnalazione di, sì, indico il computer perché stavo guardando un video di Annalisa Superstar. Poi ho messo il like a Nate Fashion e c'è questo tutorial, diciamo, questo foto tutorial. Io adoro tutto ciò che va dal verde al blu, ma proprio che mettete 3000 colori e solamente uno, io vado su quello sicuramente. E quindi niente, ho detto, ah beh, su per giù le cose ce l'ho, ci riprovo. Base per il viso, allora sto provando una crema idratante della Natura Bissè. Poi ho messo mousse più skin perché sta finendo e quindi la voglio proprio sbolognare. E cipria sempre più skin perché questa è da un anno quasi che sta nel Project Tempen. Scende, man se buca sta cosa. Correttore Select Cover Up NW20, sempre MAC, questa volta steso con le dita, che io penso che mi diventi anche più grigio perché con il pennelletto con il quale lo stendevo, quello lì del Real Techniques, lo stendevo male. E quindi sono tornata a metterlo con le dita. Voglio provare poi poco a poco altri pennelli. Art Deco, la base è Art Deco per base ombretto, che così ha un po' di perlescenze. Poi, visto che ce l'avevo, questo qui della Kiko, Long Lasting Stick Shadow, il numero 12, questo è vecchissimo, era in sconto a 3 euro, ma tantissimo tempo fa, di questo bel colorotto, messo qui così, proprio seguendo lo step by step, quindi prima ho messo questo. Poi, nel resto della palpebra mobile, ho messo Naked della Naked, quindi questo qui. Questo l'ho messo semplicemente così e poi ho poco poco sfumato. E Naked l'ho messo con il 2,17. Bello zozzino. Poi, perché dico poi? Vabbè. Con questo pennello qui, che sarebbe quello Shadow Brush con lo studio della Elf, però questo veniva in una confezione natalizia che dall'altra punta c'è la matita nera. Comunque l'ho pucciato in punta e qui sotto, proprio come fanno vedere nello step, ho messo altro Naked. Nel punto luce ho preso questa palettina di Elf, che indovinate qual è? La Teal Dream. E ho messo questo qui, sempre con il pennello Elf, quello della linea base, che è qual è il blending professional blending, questo qui nella cosa interno si vede o qualcosa. Poi basta Angela, basta, poi ah sì, con questo qui ho messo la più skin e con questo qui ho messo la cipria. Piegaciglia, sì, no? Sì, piegaciglia, no, no, scusate, con il pennello Ubu, questo qui per le LAN, che è il numero 34, ho provato ad usare questo qui della Elf che ormai si è seccato, quindi non so se ravvivarlo o se buttarlo, visto che questo non scrive assolutamente nulla. Ho preso di questa palettina qui della Metallix, la collezione vecchia limitata, insomma, il gel qui sotto, l'eyeliner qui sotto, e ho usato quello con questo pennellino Ubu che è un po' troppo larghetto secondo me. Piegaciglia sempre Ubu. La ragazza nel foto tutorial ha praticamente, ve lo faccio vedere un'altra volta. Non so se si vede bene bene, ma ha l'eyeliner, scusate, ha il mascara che è del colore dell'ombretto. Dunque io ho tirato fuori questo della Essence, ma è defunto. Perché sole te ne vai, poi vieni? Vabbè, è defunto, quindi niente. Quindi che ho fatto? Ho messo questo qui della... dov'è?
Blanco, Blanco è la marca di vestiti qui in Spagna, che mi sa però l'hanno tolto dalla circolazione il mascara. Ha un profumo che però mi ricorda i mascara di quando eravamo piccole, che magari quelli giocattolo tra virgolette, no? Quindi poi c'è quel profumo. Però vabbè, è molto lucido, nero e separa bene le ciglia. E poi con questo qui, con l'eyeliner, questo qui vecchissimo di Essence, il Metal Glam numero 5 Breezy Beach, con questo qui praticamente l'ho passato sulle, vediamo, lo zoom non si può fare perché sta già registrando, l'ho passato qui su queste inferiori e poi sulle punte, ma sulle punte non si vede per nulla. E qui si vede. Poi il fard, sempre questo qui della Essence, il 30 Secret Girl, che io adoro. E basta. Mi piace molto questo trucco. Adesso mi sto guardando nello specchio dietro la fotocamera. E sono riuscita bene o male a fare una codina quasi quasi decente in tutti e due gli occhi. Io le codine dell'eyeliner sono pessima proprio. Però è bello bello. E una cosa del genere io penso che la potrei anche fare al matrimonio, magari non con questo colore super acceso, però un punto così luce e poi una cosa naturale, la codina, io direi che si può fare. Ed ecco qui che mi avvicino. Spero si veda qualcosa, si veda meglio. E basta. Basta così. Poco a poco farò tutti quanti questi foto tutorial perché ce ne sono certi bellissimi, soprattutto quelli con il verde. Ce n'è un altro che io l'ho visto su Facebook, non so, no, non è firmato, diciamo, Nate Fashion, quindi non lo so di dove l'abbiano preso. Ma questo con questi toni di marrone e verde. Quindi anche questo voglio fare, un po' tutti li farò. E va bene. Se siete interessate nel vedere proprio il processo, il making of, ditemelo, anche perché, cioè vabbè, ci sono le foto, quindi le voglio far vedere io, non sono neanche una professionista. Va bene, basta, blatero troppo. Al prossimo video, ragazze. Ciao ciao!